tentativo è quello di riprendere confidenza coi tre punti e di allungare ulteriormente la serie positiva di 5 vittorie e 3 pareggi. Missione non facile per l'imbattuto Trani contro l'Hellas Taranto, reduce proprio come i padroni di casa da 2 pareggi consecutivi. Beni Costantino deve rinunciare al lungo De Gente e Sanson, tra i pali ci va Orizzonte. In attacco si riforma la coppia gol Albrizio Manzari, che sinora ha realizzato 11 reti. Negli ionici tanti gli ex, su tutti il trainer Francesco La Tartara, capitano dell'indimenticata Fortis nella stagione 2009-2010 di eccellenza, culminata con la cavalcata in Serie D. Il primo tiro in porta è di marca rosso-blu. Arcadio lascia partire un gran destro indirizzato all'incrocio dei pali, ma Orizzonte sventa la minaccia. Scampato il pericolo, il Trani passa in vantaggio al 26esimo. Su cross di Fabiano, Panarelli frana in aria su Albrizio. Per il foggiano la bianca e penalty che Manzari realizza spiazzando Valentino e siglando il suo 7° centro in campionato. L'1-0 dei biancazzurri gela i tarantini, che però reagiscono con vivacità, sfiorando il pari in 2 occasioni. La più eclatante, poco dopo la mezz'ora, una traversa di De Stradis. Il Trani sfrutta molto le fasce e va ancora a segno con Manzari, con la difesa ospite impreparata, ma il guardalinee annulla per fuorigioco. La gara diventa così un vero e proprio assedio alla porta tarantina, ma Di Gennaro, nell'ultimo tentativo del primo tempo, centra la traversa. Al 45esimo è 1-0. Il secondo tempo si apre così come era finito il primo, con il Trani in attacco, desideroso di archiviare quanto prima la pratica ionica. È il preludio al raddoppio dei padroni di casa, che si materializza all'ottavo minuto con un destro di Di Gennaro che fa secco Valentino e pone una seria ipoteca sul match. Anche perché l'Hellas Taranto fa davvero poco per tornare in partita. De Tomaso incoccia di testa, ma Orizzonte è attento. Lo è un po' meno al minuto 42, quando non trattiene un cross e, forse caricato irregolarmente da Bonamonte, perde palla per la rete del 2-1 che riapre il match. Gli ultimi minuti sono di sofferenza pura, prima del triplice fischio finale che certifica il 6° successo stagionale di un Trani che resta sempre in scia della capolista Vieste.